prima questa struttura, i lavori di questa struttura inizieranno con il 2012, dovrebbero finire per l'estate. Ovviamente per rendere possibile il tutto c'è stato l'intervento che definirei importante dell'Istituto per il Credito Sportivo, qui rappresentato dal commissario straordinario Andrea Cappinalutti. Io mi associo ai commenti di positiva contestualizzazione di questo evento nel nostro paese, nella provincia di Parma, e aggiungo anche qualche elemento che riguarda in maniera particolare il mondo del calcio, che deve prendere questi esempi per pensare a una sua programmazione futura sempre più importante, sempre più brillante rispetto a quelle che sono anche le problematiche che lo interessano. Siamo in una fase complessa, in una fase in cui il governo vero delle nostre azioni oggi si sposta in aree molto più finanziarie, molto più economiche, che non in aree umane che riguardano anche il mondo della politica. Siamo in una fase estremamente complicata e quindi queste risposte, come hanno sottolineato tutti coloro che mi hanno preceduto, sono le risposte vere che un paese deve dare a se stesso per pensare a quelle che sono le reali soluzioni. Qui ci sono degli uomini, degli imprenditori che stanno spendendo il loro coraggio, la loro voglia, la loro passione per un progetto e che stanno patrimonializzando, stanno creando un sistema che va al di là dell'evento domenicale. Ci sono delle amministrazioni comunali che hanno accettato la sfida di riuscire a fare in una settimana quello che normalmente si fa in un anno e non si capisce perché ci vuole un anno per prendere una delibera per autorizzare una struttura, ma è così, sono questi i problemi reali. C'è un istituto, una banca pubblica, che 4 anni fa noi dovevamo pressoché chiudere perché era piena di problemi e di inefficienze, e oggi che è in grado in 15 giorni di rispondere a un imprenditore sì o no, perché non è sempre sì quella la risposta del credito sportivo, perché comunque una banca e comunque noi non siamo dei benefattori. Il credito sportivo vorrà che il finanziamento venga restituito dal Parma Calcio. Certo, lo fa a condizioni particolari, lo fa in momenti particolari, perché di questi tempi è difficile ottenere un finanziamento anche per comprare il proprio garage sotto la propria abitazione, però il denaro va restituito. Quindi noi siamo di fronte a un esempio che mi piace sottolineare di una società sportiva che non pensa solo alla parte sportiva, ma pensa alla parte societaria, quindi all'impresa dello sport, che sarà quella che garantirà nel tempo il successo a questa azienda, che si preoccupa di patrimonializzare, si preoccupa del territorio, perché come è stato detto questa è un'altra soluzione indispensabile. O il Parma Calcio viene percepito come un valore di tutti, come un valore del territorio, e a macchia d'olio il marketing di questa società può diventare un marketing esteso, oppure evidentemente le difficoltà saranno sempre maggiori, perché gli scenari che ci abbiamo di fronte sono evidenti, la torta si sta restringendo e si stanno creando sempre maggiori difficoltà. Ecco, questo mi piace portarlo a casa come un esempio virtuoso che si aggiunge agli altri che nel nostro paese siamo riusciti a realizzare. Abbiamo fatto uno stadio a Torino, abbiamo fatto un centro sportivo a Catania straordinario, qualche settimana fa eravamo a Cremona, c'era anche il CT della Nazionale dove è stato fatto un altro investimento. In barba alla legge Bosman c'è qualcuno che comincia a ripensare ai settori giovanili, ai giovani, a ricrearsi delle strutture, a pensare proprio che l'impresa calcio, il sistema calcio debba sostenersi anche su basi nuove rispetto a quelle che sono le logiche che negli ultimi anni ci hanno interessato. Quindi io oggi sono qui veramente per portarvi il ringraziamento di un sistema sportivo che coglierà e capirà questi esempi, perché su queste logiche noi possiamo sicuramente fondare il sistema di crescita e di sviluppo di cui abbiamo bisogno. In questi giorni stiamo parlando di due temi, debito e sviluppo.
evidentemente a noi serve lo sviluppo, perché non possiamo pensare che saremo in grado di reggere sempre attraverso manovre di correzione del debito, che li faccia il sistema politico, che li faccia il sistema tecnico, che li faccia il sistema centrale, poco conta, non è un paese che può continuare ad andare avanti a sostenersi con la correzione del debito. Il sistema è che ci sia sviluppo. Questo non è uno sviluppo che risolve i problemi dei paesi, ma è uno sviluppo che fa un passo avanti, perché oggi stiamo facendo un'azione di sviluppo. Grazie.